L'opposizione russa non ha più paura degli oligarchi, lo dimostra quella che è stata descritta come la manifestazione più imponente da oltre 20 anni a Mosca, e quello che era un gruppo disomogeneo di attivisti oggi è una realtà in espansione. Non mi piace che le nostre autorità, che sono questo signore e quell'altro, siano capaci apertamente, senza vergogna, di mentire alla gente, di mentire alla comunità di internet che vede tutto. Potete mostrare quello che volete in TV, noi vediamo la realtà. Da Mosca a San Pietroburgo, dove, nonostante i fiocchi di neve, lo scenario non cambia. Qui l'OSCE denunciò la presenza di schede già compilate a favore di Russia Unita negli assessorati del comune. Sono furibonda, i rappresentanti di Russia Unita non sono stati eletti legittimamente, hanno rubato il voto della gente che non ha votato per loro, sono arrabbiata e per questo sono qui. La protesta cerca di uscire dai confini nazionali. Attraverso i social network, i sostenitori dell'opposizione hanno invitato i connazionali all'estero a riunirsi a Parigi, Washington e New York.